Il Catanzaro soffre tanto, ma supera l'Ischia nella nona giornata di campionato. La squadra di Moriero regola a fatica un'Ischia coraggiosa che ha provato in tutti i modi a pareggiare nella ripresa. L'avvio è tutto di marca calabrese. Al 16° minuto il solito Russotto a trascinare i suoi, trasformando un calcio di rigore accordato per un fallo di mano in area di Finizio. Esecuzione precisa, decisa, fredda e potente del fantasista in uno splendido momento di forma. Non c'è scampo per il portiere Mennella. 1-0. Lo stesso Russotto al 34° innesca l'agile Biagio Pagano che corre sulla destra ed apparecchia per Camara che deve soltanto appoggiare in porta, un po' come accaduto 7 giorni prima alle Lamezia Terme. 2-0. La gara sembrerebbe chiusa considerando anche la pochezza offensiva dell'Ischia, almeno fino a quel momento, ma il Catanzaro sembra assuefatto ed i campani nella ripresa si fanno sotto. Al 4° minuto Iannascoli disegna per Ciotola che con una rapida finta libera in area l'esperto Schetter. Il tiro dell'ex Cavese gonfia la rete di Scuffia, 2-1. Entra anche l'ex Cruz nell'Ischia che fa venire i brividi in più occasioni al pubblico locale. Iannascoli, lo stesso Cruz ed Ingretolli chiamano Scuffia, 3 interventi fondamentali per la conservazione del risultato. Finale sofferto ma 3 punti centrati per il Catanzaro e terzo posto riconquistato, seppur in compagnia della Casertana. Ascoltiamo il tecnico Moriero al termine della gara. Sì, oggi è una partita importante, vittoria importante. Io credo che comunque la vittoria di un gruppo di ragazzi che voleva questa vittoria, primo tempo benissimo, bene, potevamo anche chiuderla, secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, una risposta fondamentale, questo significa che la squadra sta sul pezzo, per noi era importante vincere per cercare di dimenticare quello che era successo questa settimana. Ringrazio anche tutti i tifosi perché ci sono stati vicini e ci hanno incitato fino all'ultimo. Partita secondo me non c'è stata, non ha avuto storia, poi abbiamo preso il gol e sembra come se fossero ritornati i fantasmi. Però i ragazzi sono stati sul pezzo, hanno sofferto, hanno lavorato, questo dà merito veramente ai miei ragazzi che hanno dimostrato di essere un gruppo. Io sono contento, mi prendo questi 3 punti insieme ai miei ragazzi e ai tifosi e guardiamo avanti.